Come dire, Fausto ha dato un po' uno scenario molto più vasto di quello dell'Italia, ma a noi ci faceva piacere un po' parlare e focalizzare pure la questione italiana. La questione italiana è essenzialmente un governo, come diceva Fausto, della destra fascista, erede di quella destra fascista, e credo che questo sia una chiave di lettura che spaventa noi che la viviamo, ma credo che poi apra anche a livello europeo uno scenario nuovo. Abbiamo chiesto a interlocutori particolari di poter ragionare su queste cose e sono grato e onorato di dare la parola al presidente dell'ANPI, Pagliarulo, per un suo breve intervento. Prego. Vi ricordo, l'ANPI è l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, erede della lotta di resistenza che non solo qui da noi, ma che qui da noi ha un'importanza grandissima e contiamo di mantenerla anche nel futuro. Grazie dell'invito. Il tempo a disposizione è breve, proverò a dire due cose su un paio di argomenti. Registro con allarme dichiarazioni, propositi, decisioni del governo e dei ministri italiani e assieme altri segnali inquietanti nella politica e nella società del nostro paese. Nonché, consentitemi una parola su questo, la vicenda apparentemente grottesca del lutto nazionale per la scomparsa di Silvio Berlusconi. L'ANPI non ha volutamente partecipato né parteciperà alle polemiche in corso su questa vicenda, ma si riserva una riflessione futura più ampia perché ci pare un segnale grave in quanto rinvia a un tema molto delicato che è in ultima analisi il rapporto fra questo governo e lo Stato, cioè fra la parzialità di questo governo e la totalità dello Stato, e ci pare che ci siano indizi di una profonda confusione dei piani. Il ministro della Difesa italiano Crosetto, in un'audizione alla Camera a gennaio, ha esposto una proposta rivoluzionaria per le forze armate, spalmando nel tempo una idea di ristrutturazione delle forze armate italiane, ove con una molto dubbia coerenza con l'articolo 11 della Costituzione si afferma testualmente che è necessario agire anche in quelle sfere di influenza dove il limite fra conflitto e pace è molto labile. Il ministro propone un piano di finanziamenti della difesa dal costo presumibile di alcuni centinaia di miliardi di euro, alcuni sostengono da 200 a 300 miliardi di euro, che il Parlamento italiano dovrebbe approvare in un'unica manovra, parole del ministro, con profondità 17 anni. Questo vorrebbe dire sostanzialmente un solo passaggio parlamentare a cui farebbero seguito una serie di scelte tecniche e commerciali presumibilmente discrezionali da parte del ministro. Il ministro spiega questo profondo rinnovamento, su cui ovviamente non entro nel dettaglio, delle forze armate italiane con tre ragioni, ne cito una testuale. Noi quando ci muoviamo siamo dalla parte del giusto. Come si vede non è una ragione molto convincente, come si dice in Italia è assiomatica, diciamo così. Poi in questa proposta si propone un coordinamento e una interazione delle forze armate e testualmente lo sviluppo e la diffusione di una cultura della difesa, anche perché gli investimenti nel settore risultano fecondi in termini di incremento dei livelli occupazionali, di incremento della crescita e delle entrate.
Tradotto in italiano vuol dire che i fondi per la difesa saranno tolti da altri settori, a cominciare presumibilmente dal welfare. In sostanza è un programma di riarmo generale e di militarizzazione dell'opinione pubblica. Attenzione alla frase che ho citato, una cultura della difesa. Si annuncia inoltre per quest'inverno l'invio di una portaerei con i suoi F-35, una portaerei italiana, in Estremo Oriente dalle parti della Cina. In questo quadro succede un altro fatto, un'intervista di alcuni giorni fa di Mario Draghi, il quale, oltre a sostenere l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, afferma testualmente che i valori esistenziali dell'Unione Europea sono la pace, la libertà e il rispetto della sovranità democratica, ed è per questo che non c'è alternativa per gli Stati Uniti, l'Europa e i loro alleati ad assicurare che l'Ucraina vinca questa guerra. Sono parole di Draghi. Oltre alla chiusura a qualsiasi soluzione diplomatica, ho notato che non si parla di rispetto della sovranità nazionale, ma della sovranità democratica, che in un certo modo è un neologismo, diciamo così. Interpreto queste parole come così, diciamo, alcune sovranità si debbono rispettare, ma è legittimo violare altre sovranità, il recente passato del nuovo secolo, diciamo, l'Afghanistan, la Libia, l'Iraq. Non solo, Draghi in questo scenario che ritiene giusto e necessario prevede ed evoca una situazione economico-sociale in pesante peggioramento, non solo con aumenti delle imposte, ma anche con tassi di interesse più elevato e un aumento dell'inflazione. Sostanzialmente un'idea di economia di guerra. Di economia di guerra si è parlato, forse ne avete già parlato, anche nel Parlamento europeo, a proposito dell'approvazione con procedura d'urgenza del finanziamento per l'approvvigionamento di 1 milione di munizioni. Sulla guerra non si vedono consistenti differenze di linea fra il partito dei conservatori e dei riformisti, il partito della Meloni, e il Partito Socialista Europeo. E in questo quadro è verosimile immaginare alle elezioni europee una vittoria del partito della Meloni e quantomeno una tenuta dei popolari, con un probabile cambio di maggioranza che potrebbe rappresentare la fine dell'idea di Europa unita faticosamente costruita nel secondo dopoguerra. Il viaggio di un paio di mesi fa di Biden a Varsavia può simbolicamente rappresentare una sorta di cambio di baricentro nell'Unione Europea, da Bruxelles alla Polonia di Andrzej Duda. Per l'Italia credo che lo sforzo maggiore debba incardinarsi nel rafforzamento della rete di associazioni di sindacati impegnati sul terreno della richiesta di negoziato, sia al fine della costruzione di un movimento d'opinione e di massa per la pace, che c'è ma è discontinuo e carsico ancora per alcuni aspetti, sia per quanto possibile di stimolo alle forze politiche, in particolare verso il Movimento 5 Stelle che sembra orientato positivamente, ma anche rispetto al PD, per una posizione chiara su questi argomenti, partendo dall'attuale posizione che sappiamo è una posizione sostanzialmente negativa. Questa attenzione al Partito Democratico, a mio parere, va rivolta, sapendo bene delle contraddizioni interne e delle difficoltà politiche della segretaria e sapendo che le posizioni del Partito Socialista Europeo sulla guerra potrebbero causare alle elezioni un collasso definitivo di questa composita forza politica. Tutto questo è difficilissimo, ma è tanto più possibile quanto più largo sarà lo schieramento pacifista. Non serve, ma questo mi sembra ovvio, un'area di pochi ma buoni, ci serve un'area molto ampia che comprenda anche posizioni diverse sulle vicende del conflitto, ma condivida la necessità di aprire spiragli di trattativa. Chiudo, questa è la linea su cui da tempo siamo impegnati come ampi, in coerenza con le nostre posizioni assunte poche ore dopo l'invasione, e confermate al nostro congresso nazionale, posizioni che abbiamo sostenuto e sosteniamo col massimo rigore sia in Europe for Peace, sia nei rapporti con vari parlamentari europei,
col cardinale Zuppi, con Conte, con lo stesso PD. Io mi sono incontrato con Letta pochi giorni dopo l'invasione sulla questione delle armi ed avevamo posizioni del tutto contrapposte, come ovvio, così come ci siamo incontrati con la Schlein nelle settimane scorse. Questo è tutto, credo che in questa battaglia, come in tante altre battaglie esistenziali per la Repubblica Democratica Italiana, come il contrasto all'autonomia differenziata, e cioè una disarticolazione e differenziazione territoriale dei diritti, e al presidenzialismo, cioè una messa in mora dei poteri sovrani del Parlamento, vada messo al massimo il valore del testo costituzionale italiano come strumento di confronto politico, civile e giuridico a partire dai principi fondamentali. Grazie, scusate se vi ho rubato il tempo. A voi.